Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Vuota Etina Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi faremo insieme delle ricette davvero facilissime, golosissime, perché non possono mancare le ricette golose, ma anche sane e dietetiche. Partiamo subito dalla colazione, faremo queste barrette al miglio soffiato e cioccolato fondente, facilissime da fare e sono ottime da portare in giro quando magari non avete tempo per fare colazione a casa. Allora, quello che vi servirà sarà del miglio soffiato che potete sostituire con il riso soffiato, il cioccolato fondente, olio di cocco e burro di arachidi. Sciogliamo il cioccolato fondente, ci mettiamo all'interno l'olio di cocco e il burro di arachidi e otterrete questo composto abbastanza liquido che andremo a versare sopra al nostro miglio soffiato. Questo composto poi andrà a riposare in frigo tutta la notte, quindi preparatelo il giorno prima per la mattina seguente. Ed è una barretta buonissima perché rispetto alla classica barretta fatta con il cioccolato fondente e riso soffiato, questo cioccolato è un po' più morbido e si scioglie in bocca. È buonissima questa barretta. Allora passiamo al pranzo dove ho preparato degli gnocchi con pesto di zucchine e piselli. Allora tagliamo una zucchina, la mettiamo all'interno della pentola, dove ci andremo a mettere insieme anche i piselli surgelati e 2 cucchiai di olio d'oliva che potete tranquillamente non metterli in questo momento, ma metterlo a crudo nel momento in cui andremo a frullare il tutto. Io ho preferito metterlo in cottura. Quindi quando le zucchine e i piselli saranno cotti, li andiamo a mettere, una volta raffreddati, mi raccomando, in un mixer dove li andremo a tritare con qualche foglia di basilico e un cucchiaio di parmigiano. Ottenuta questa cremina, l'unica cosa che ci resta da fare adesso è cuocere gli gnocchi e ci vuole davvero un attimo. Quando salgono a galla sono pronti, vado quindi a eliminare l'acqua e vado a condire col mio pesto di zucchine e piselli. Sopra a questi gnocchi ci sta benissimo un po' di feta sbriciolata. E il mio pranzo è pronto. Per quanto riguarda la quantità degli gnocchi, scegliete voi in base ai vostri gusti e in base alla vostra dieta. Passiamo a uno snack che sono sicura vi farà impazzire. È un cheesecake davvero super super fit. Vi basteranno 4 fette biscottate integrali con la quale potete fare la base. Un cucchiaio di latte, in questo caso io utilizzo il latte di cocco, ma potete utilizzare il latte che preferite, e un cucchiaino di burro di arachidi. Quindi andiamo a tritare questi 3 ingredienti insieme e questa sarà la nostra base del nostro cheesecake che andrà un attimino in freezer per qualche minuto. Dopodiché, al di sopra della nostra base, vado a metterci lo yogurt greco. In questo caso sto utilizzando dello yogurt alla vaniglia. Potete utilizzare un barattolo oppure, se lo volete un po' più alto, un barattolo e mezzo. Al di sopra ci andrò a mettere invece questa crema proteica alle nocciole. Lo stampo che sto utilizzando è di circa 10 cm. Una volta messa la crema proteica, ci vado a mettere anche un po' di granella di nocciole e il mio snack è pronto. È davvero una merenda senza sensi di colpa. Per cena invece farò i baobabs, sono questi panini cotti a vapore. Se volete la ricetta fatemelo sapere giù nei commenti, però vi avviso, si cuociono a vapore, quindi avrete bisogno o della vaporiera oppure del bimby. Il ripieno sarà fatto con del salmone, zucchine, visto avanzata dal pranzo, e cetrioli e pomodorini. Quindi vado a cuocere il salmone assieme alle zucchine, le faccio saltare un pochettino in padella. E vado a riempire i miei baobabs. Come potete vedere, sono dei panini davvero sofficissimi, sono di una bontà pazzesca. Vanno bene sia con il dolce che con il salato e si possono fare sia con l'acqua che con il latte scremato e vengono ancora più morbidi. Al loro interno ci vado a mettere i miei pomodorini, il salmone, le zucchine e i cetrioli. Potete utilizzare anche qualche salsa d'accompagnamento. E questa è stata la mia cena. Ovviamente io ne mangerò solamente uno perché sono molto ricchi come ripieno.
e il mio fidanzato ovviamente ne mangerà due. Allora, questa è stata la mia cena, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, come sempre aspetto i vostri commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, io vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video, ciao!